niente. Si allarga il fronte della protesta del movimento Forza d'Urto in tutto il Siracusano. I blocchi di autotrasportatori, pescatori, agricoltori, commercianti impediscono l'accesso a quasi tutti i comuni. A Pachino, pescatori e braccianti da 3 giorni presidiano l'ingresso della città. Disagi e rallentamenti anche nella zona del petrolchimico di Priolo. Comincia a scarseggiare carburante e generi alimentari. Ci troviamo nel varco di Avola, dove la protesta è da 3 giorni molto imponente. Sono centinaia gli agricoltori, i pescatori, i commercianti, ma i cittadini comuni, ma anche tantissimi studenti. Sebastiano rappresenta la categoria dei pescatori. Allora, noi oggi siamo qua, come sono tutti qua, a rappresentare questo sciopero, perché noi siciliani vogliamo i nostri diritti. Non che noi siciliani dobbiamo essere declassati, vogliamo le televisioni internazionali. Se l'Italia non ci vuole, ci declassi, che noi andiamo avanti per il nostro giusto vivere, dobbiamo lavorare. Ci dispiace per quello che è successo alla costa, però lì è andato a fondo un transatlantico, qua sta andando a fondo l'intero popolo siciliano, e non è da meno. Perciò grazie ai media nazionali che ci tengono in considerazione. Vergognatevi. Una studentessa rappresenta la voce dei giovanissimi. Sì, noi siamo qui perché vogliamo certezze per il nostro futuro. Abbiamo perso la voce, ma non perderemo la volontà. Nel presidio di Cassibile la protesta degli agricoltori è accompagnata da quella di tantissimi migranti. Non solo, commercianti, meccanici, tutti siamo qua presenti perché vogliamo che tutte le tasse che ci ha messo il governo Monti, iniziando dal gasolio che siamo arrivati alle stelle, quindi non ce la facciamo più, siamo qua apposta, non viviamo più, siamo con il culo a terra. La protesta di Forza d'Urto non si ferma, insomma, e se non si avranno risposte i blocchi potrebbero continuare anche dopo venerdì.